negli ultimi 10 anni circa il 50% dei pescherecci sono stati dismessi. Per i pescatori, quelli che erano pescatori, diventa un'opportunità l'acquacoltura, nel caso specifico quindi l'allevamento dei prodotti. In questa fase la pesca ridiventa più naturale perché ha un approccio migliore e più sostenibile con il mare. In questi 3 giorni sono venute dei rappresentanti di città della Libia, da Tripoli, a Bengasi, a Sirte ed altre località, che hanno potuto incontrare le nostre località che vivono dell'economia della pesca. Siamo nella sede della cooperativa Almar, cooperativa che lavora nella gestione del prodotto dell'acquacoltura e itticoltura. Abbiamo raggiunto le 157 imprese in regione, un numero importante, quasi raddoppiato rispetto agli ultimi anni, segno quindi di un'attività che cresce e crescerà ancora. Abbiamo voluto aderire all'iniziativa di Nicosia come regione Friuli-Venezia Giulia, scegliendo poi tra l'altro questa attività sulla pesca, perché riteniamo che ci sia la necessità oggi di dare un sostegno, un aiuto alle comunità territoriali libiche proprio per creare nuove opportunità di sviluppo locale. We in Libya we have the longest coast in North Africa, 1800 kilometers, and we rarely eat any fish. Yeah. Because the oil has spoiled us. We are just relying on the oil. It's interesting how to see the people of this region are creative, and this is a lesson that we can learn from Libya. Arrivederci allora. Arrivederci. Arrivederci.